Possiamo iniziare. Buongiorno a tutti, grazie per la vostra presenza. Siamo a presentare un'associazione temporanea di scopo tra il Comune di Carrara, nella persona del sottoscritto, il Consorzio di Bonifica Toscana Nord, Consorzio di Bonifica numero 1 e Amia S.p.A. per portare a compimento un progetto denominato La Mia Carrara. Progetto cofinanziato dalla Regione Toscana per oltre il 50%, che ci permetterà di dare da un lato un intervento, una serie di interventi su situazioni, diciamo, che potrebbero comportare dei rischi idraulici, e sappiamo quanto la nostra città sia sensibile a questa problematica. Stiamo intervenendo al monte con altri sistemi, e ora abbiamo anche la possibilità di intervenire a valle, diciamo. E questa associazione temporanea di scopo porterà avanti queste attività di vario tipo, legate appunto, come dicevo, alla sicurezza idraulica, ma darà anche la possibilità a una serie di persone di essere assunte, anche se a tempo determinato, però darà la possibilità di dare un sollievo occupazionale a persone che oggi sono in grosse difficoltà dal punto di vista economico. Questo è un progetto che parte un po' da lontano, però oggi, quindi 2016, per oggi finalmente riusciamo a dare il via con la firma. Qui abbiamo la documentazione da firmare, e oggi daremo appunto il via a questo progetto. La parola al Presidente del Consorzio di Bonifica, Dolfi. Ismaele Dolfi, Presidente del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, qui abbiamo il Vicepresidente Enrico Bertelli, del Consorzio Toscana Nord. Io non ho molto da aggiungere rispetto a quello che ha detto il Sindaco. Io sottolineo sempre l'importanza della collaborazione, perché questo è un messaggio che credo gli enti devono dare sempre nell'interesse dei cittadini. Qui siamo in presenza appunto di una sinergia, cioè l'ente, il Comune di Carrara, l'ente capofila, che ha attivato appunto altri due partner, come il consorzio appunto Amia, finalizzate a che cosa? Finalizzate a due questioni fondamentali che su questo territorio, come già diceva il Sindaco, hanno un'importanza notevole. Uno è la cura dell'ambiente e la difesa del rischio idrogeologico. Questi progetti appunto presentate, diciamo, per la parte che riguarda il consorzio, attengono appunto a interventi di difesa sfondale, quindi di protezione delle sponde di corsi d'acqua, insomma. Quindi difesa dell'ambiente e difesa dal rischio idrogeologico. Dall'altra, l'altra grande tematica che questi territori in modo particolare, ma che lo è anche più in generale, è il tema dell'occupazione e del lavoro, insomma. Qui mettiamo insieme, come dire, una sinergia che secondo me ha valenza anche più generale, cioè la difesa dell'ambiente e la cura del territorio diventa un'occasione di lavoro. Questa è, come dire, una formula che credo andrebbe bene anche in Italia, insomma, perché il nostro territorio, il nazionale, il territorio sappiamo fragile, che ha bisogno di cure, eccetera. Se diventasse un'occasione di lavoro e di sviluppo per coloro i quali appunto non hanno lavoro, che sarebbe. Quindi da questo punto di vista credo sia un esempio esportabile anche a livelli più grandi, insomma, oltre che in questo territorio. C'è un esempio che potrebbe essere assunto anche a livello più generale. Passiamo ad Amia. Sì, diciamo, anche Amia ha poco da aggiungere rispetto a quello che è già stato detto. La realizzazione di questo progetto è motivo di grande soddisfazione per l'azienda. Esalta quindi, insomma, la capacità progettuale e mette in risalto l'importanza della collaborazione tra l'amministrazione comunale e le società partecipate in generale, che possono appunto portare a dei risultati che comportano benefici per l'intera collettività, sia in termini di opere e di servizi che si possono realizzare, sia in termini di servizi, sia in termini di ricadute a livello, diciamo, sociale.
In particolare Amia avrà a disposizione 16 unità, di queste 6 saranno impiegate per la pulizia delle condotte per lo smaltimento delle acque meteoriche, 6 verificheranno invece la regolarità degli scarichi, mentre altre 4 saranno incaricate in opere di manutenzione straordinaria di aree pubbliche. E, diciamo che sottolineiamo l'importanza della collaborazione sia tra società partecipate che istituzioni, allo scopo appunto di realizzare sinergie utili per il territorio e per la collettività ed i cittadini contribuenti. Guardate il nome. Lei è il Arrivi. Dottore. Quindi lei è amministratore unico di AMIA. Di AMIA. Sì. Ha già preso. Ha già iniziato a lavorare. No, e non. Ci eravamo persi un passaggio noi. In che senso? No, no. Questa è la prima uscita ufficiale. Sì. Diciamo. Sì. Passiamo alla firma. Sì, sì, io se volevo farvi. Sì. Sì, facciamo prima la firma, poi passiamo alle domande. Sì. Eh sì, perché c'è mancato la comunicazione. Sì, la firma, la firma, è la firma. Erano 3 copie o 2? 3, una, una dovrebbe essere di sotto. No, sono io che mi sono impossessato di 2. Scusate. Sì, però allora c'è un errore nella prima pagina. Se me la tirate fuori adesso, io vi dico, dovete firmare tutte le pagine, c'è un errore nella prima pagina. Allora, prima che sindaco, orrore di ortografia. In un certo senso. Eh sì, poi viene proprio da due righe iniziali, sì. È forse quello da modificare. Ah no, non l'avevo.